Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Sword of Convallaria perché oggi parliamo di Nungal. Ovviamente sto analizzando tutti quei personaggi tranne i free to play, chiamiamoli così, che sarebbero Maita, Faecal e Rawia, che avrete comunque la possibilità di ottenere praticamente gratis tramite il Voyage Momento. Quelli magari li analizzeremo poi più in là, dato che sono quelli più comuni e che tendenzialmente si dovrebbero conoscere meglio, però nell'eventualità ovviamente mi fate sapere e arriveranno le schede anche di quei personaggi. Parliamo di un altro dei personaggi leggendari che possiedo, poi dopodiché sono finiti, quindi io mi concentro all'inizio su quelli che possiedo e poi successivamente mi sposterò verso i personaggi epici e man mano che arriveranno poi gli altri personaggi li analizzeremo prima del loro banner come Saphia o in questo caso o August, che saranno comunque personaggi importantissimi di cui tutti parlano, tutti stanno risparmiando e tutti sicuramente vorranno pullare proprio per questo motivo e avremo modo poi di analizzarli più nel dettaglio prima che possano uscire. Detto ciò, parliamo di Nungal. Nungal è una ragazza, una bellissima ragazza innanzitutto, perché io sono innamorato di lei, che fa parte degli Hanged Men, ovvero quella, diciamo, quella forza speciale, quell'elite creata da Dantalion, se vi ricordate bene, dove praticamente lei, insieme a suo fratello, abbiamo la possibilità di vederli insieme, perché loro due sono praticamente orfani. Sia Nungal che Nergal, perché suo fratello si chiama Nergal, sono praticamente orfani. I loro genitori erano aristocratici, però poi successivamente sono stati uccisi, e allora di conseguenza loro si sono, come dire, dedicati anima e corpo al servizio di Sofia. Successivamente sono entrati nella forza, nell'elite speciale degli Hanged Men, quindi degli uomini impiccati, degli impiccati, chiamiamola così. E praticamente da quel momento in poi hanno ritrovato una sorta di benessere e di equilibrio anche grazie alle missioni che per l'appunto svolgevano per Dantalion. Lei è sempre stata una ragazza molto curiosa, è stata un'assidua viaggiatrice e questa cosa comunque le ha permesso di in un qualche modo rafforzare anche il suo carattere, dato che lei è sempre stata molto timida, molto complessata, tra virgolette, in certi sensi, però questa cosa le ha permesso di venire fuori un po' di più e quindi le ha permesso anche di crescere dal punto di vista caratteriale. Che cosa dobbiamo dire ovviamente del personaggio di Nungal? Sicuramente avrete già visto la scheda tattica, tutto quello che solitamente vi faccio vedere all'interno del video. Dobbiamo parlare del suo tratto unico. Il tratto unico comunque di Nungal è particolare, perché praticamente permette di cambiare l'attacco fisico di Nungal in danno magico, quindi abbiamo la capacità praticamente di letteralmente di fare danni magici praticamente per ogni cubo, mettiamola così, per ogni spazio che si distanzia tra lei e il target, abbiamo la possibilità di incrementare il danno del 3% fino ad un massimo del 3%. E se Nungal non si muove dalla sua posizione e riesce a sparare praticamente da ferma, permette di incrementare il raggio d'azione del suo colpo di una casella. Quindi lei è un personaggio che tendenzialmente deve essere utilizzato in modo intelligente. Deve essere utilizzata praticamente sulle altezze, quindi bisogna sfruttare le altezze per riuscire a fare tanti danni con lei e deve rimanere il più immobile possibile. È particolare, è una cosa molto molto particolare. Però secondo me la cosa più particolare che si possa effettivamente vedere nel suo segno, nel suo tratto, è proprio questa peculiarità di cambiare l'attacco fisico in danno magico. Quindi lei praticamente tutto ciò che viene trascritto come danno fisico nei confronti di
e di Nungal viene convertito in danno magico. Quindi noi dobbiamo aumentare, è un po' come Dantalion, che ha la possibilità di fare sia danni fisici che magici. Lei invece, comunque sia, fa danni magici, però sono convertiti dal danno fisico. Quindi dobbiamo aumentare il suo danno fisico per effettuare danno magico, capito? È molto particolare come cosa, quindi bisogna privilegiare l'aumento come statistica dell'attacco fisico, però non bisogna comunque disdegnare anche gli effetti che potenziano gli attacchi magici e non le stazze che aumentano gli attacchi magici, ok? Mi raccomando, lei va buildata fisica, però potenziata magica. È particolare questa cosa, lo so, me ne rendo conto, però è giusto specificarla perché... magari c'è chi pensa, no, le aumento direttamente l'attacco magico così fa più danni. No, è sbagliato. Bisogna aumentare gli attacchi fisici, il danno fisico, per farle fare più danno magico. E poi tutti i buff che invece aumentano il danno magico vanno bene, perché lei comunque farà danno magico. Ma come statistiche, quindi come numeri, dovete concentrarvi su quello fisico. Quindi è molto importante questa cosa. E per quanto riguarda ovviamente il personaggio di Nungal, abbiamo comunque delle skill, abbiamo dei set, abbiamo in generale anche delle armi che andremo a consigliare in questa rapida osservazione del personaggio. Cominciamo dal rank di livello 1. Cominciamo dal rank di livello 1, dove praticamente io su di lei in realtà dovrò utilizzare qualche Castalia. Perché mi sto rendendo conto del fatto che comunque lei la posso adesso, almeno diciamo in questa parte del gioco, posso sfruttarla in modo migliore, cioè posso sfruttarla comunque sia in modo sicuramente migliore. A rank 1 abbiamo praticamente la possibilità di sbloccare la skill da rana o la full draw, dove praticamente sono due, una è una passiva e una è una skill. La passiva in questo caso le consente di ottenere all'inizio del turno, se non ci sono nemici al di fuori del suo, diciamo, raggio d'azione, di due caselle del suo raggio d'azione, avere critico per due per un turno. Quindi aumentare la possibilità di effettuare danni critici. E secondo me non è male, soprattutto se la volete giocare in build critica, perché Nungal ha la possibilità di avere una doppia build. Può essere giocata come build critica o può essere giocata come build consistent. Viene chiamata come build consistent, ovvero fare danni, diciamo, consistenti e regolari. Oppure cercare di fare danni più marcati, però rinunciando alla mobilità del personaggio di Nungal. Quindi bisogna poi vedere voi come abbiate intenzione di volerla buildare. Mentre invece l'altra abilità è un'abilità di support, quindi va castata su se stessa. Dove praticamente l'attacco base aumenta il proprio danno del 30%, però l'energia alla fine del turno non viene recuperata. Quindi possiamo potenziare, diciamo, il nostro attacco, però senza recuperare energia il turno dopo. Può essere comodo, soprattutto se magari abbiamo già l'energia piena, siamo full energia. Però, personalmente parlando, avere la chance di aumentare il critico senza rinunciare alla possibilità di recuperare energia per sfruttare poi gli attacchi dalla distanza, secondo me è meglio. Al rank 3 invece sblocchiamo due abilità incredibili, che secondo me questa la potrei anche sbloccare effettivamente, ovvero Sniping Stance, dove praticamente abbiamo la possibilità di permettere a Nungal di acquisire la Stance Sniping e aumentare, cioè e switchare praticamente la sua skill di Moving Stance. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che noi praticamente è un'abilità che castiamo su noi stessi, abbiamo la capacità di incrementare il range massimo del suo attacco di ben due caselle, incrementare l'attacco e il critico del 15%, dove lei non potrà muoversi, però questo effetto viene convertito nel suo raggio d'azione. Quindi la bloccheremo, ma bloccando il suo movimento aumenteremo il raggio d'azione con attacco e critico in più. Quindi immagino che questa sia molto molto interessante. Questo effetto, tra l'altro, non può essere immunizzato o dispellato. Quindi lei è una sua proprio meccanica di gioco e non può essere interrotta. Moving Stance, dove praticamente cosa succede? Che rimuoviamo la possibilità appunto di rimanere immobili, garantendo nuovamente il movimento e prendendo come buff speed per 2, speed di livello 2. E il personaggio potrà muoversi di nuovo. Quindi possiamo switchare tra Sniping Stance o Moving Stance, grazie a questa abilità, e avere la possibilità di fare più danni. Qual è il problema? Che il cooldown è di 3 turni.
Quindi se noi il personaggio di Nungal la posizioniamo in una zona dove non ci sono nemici e praticamente non possiamo in un qualche modo colpire nessuno, è un problema. Perché praticamente non si potrà muovere per ben 3 turni. Quindi rimarremo praticamente fissi, fermi per 3 turni. Ecco perché bisogna ottenere un vantaggio in altezza per quanto riguarda Nungal, quindi posizionarla praticamente in alto e poi selezionare la stance di sniping per avere praticamente un raggio di tutta la mappa. Fondamentalmente lei riesce poi a targettare tutta la mappa. Mentre invece l'altra abilità, che secondo me è l'abilità più forte che possiede Nungal, è il Deadly Aim, quindi la mira mortale, che è physical damage, ovviamente, ma ricordatevi che physical damage viene convertito in magical damage, single target, quindi su un nemico singolo, dove lei si preparerà a colpire per un turno. Quindi è un attacco che verrà effettuato il turno dopo, quindi lei il primo turno carica e il secondo turno effettua il danno, che sono 160% di danno al nemico e ignora qualsiasi blocco. Quindi se il nostro personaggio ha la skill di block, quindi un tank che potrebbe tecnicamente bloccare l'attacco, noi lo ignoriamo e bypassiamo questo effetto, il che è molto pericoloso per i tank. E nel frattempo, quando attacchiamo i nemici con il debuff, in questo caso comunque con il marchio di Hanged Man, incrementiamo il critico del 60%. Quindi veramente tanta roba. E inoltre il marchio degli Hanged Man viene praticamente cancellato dopo che avremo effettuato l'attacco. Il marchio di Hanged Man viene applicato praticamente dal nostro personaggio anche tramite l'attacco normale. Quindi possiamo fare un attacco normale, inserire questo debuff o comunque questo marchio e poi successivamente shottarlo tramite il Deadaim. È una procedura lunga che richiede tempo e nell'eventualità anche una possibile cura da parte del nostro avversario, però secondo me ragazzi può valerne la pena, può valerne la pena. Successivamente al rank 5 abbiamo Highland Vantage, che è una reaction, quindi una skill di reazione. Dove praticamente se veniamo attaccati da un attacco attivo riduciamo il danno dell'8% e se il nemico ci attacca dal basso rispetto alla nostra posizione il danno viene ulteriormente diminuito del 30%. Questo ovviamente è una reazione molto utile, soprattutto se volete giocare Nungal per come ve la sto consigliando io, quindi la piazzate il più in alto possibile e poi la utilizzate come cecchino praticamente che rimane immobile e spara dalla distanza. Mentre invece un'altra abilità molto buona è lo Sniper's Intuition, quindi l'intuizione del cecchino, dove praticamente riduciamo i danni degli attacchi ranged, quindi degli attacchi a distanza del 20%. E all'inizio del turno, se il personaggio è praticamente nel range del nostro avversario, quindi se il nostro avversario in un modo o nell'altro può colpirci il turno successivo, lei guadagna praticamente movimento per 2 per un turno. Quindi abbiamo la possibilità di poterci spostare più in là e quindi non farci colpire. Serve semplicemente a scappare dalla possibilità di essere colpiti. È un'abilità che secondo me ci può stare, è molto valida, però bisogna anche capire come utilizzare Nungal, cioè come volete utilizzarla. Se volete utilizzarla come cecchino che si sposta e quindi ha la possibilità comunque di potersi muovere più in fretta, oppure come ve lo suggerisco io, di piazzarla praticamente in alto e fare danni. Al rank 7 invece sblocchiamo Sense of Purpose, quindi senso di, diciamo, di proposta. Dove praticamente se attacchiamo un nemico che ha il marchio di Hanged Man, incrementiamo il critico del 30% e il danno critico di un ulteriore 30%. In aggiunta possiamo recuperare un punto energia se effettuiamo un colpo critico. Questa è un'ottima abilità se volete giocare appunto alla build critica. Però c'è anche da dire che in questo caso il marchio di Hanged Man, deve essere una prerogativa assoluta. E magari questa prerogativa assoluta non lo è per tutti. Mentre invece l'altra passiva è praticamente che il nostro attacco base ignora il 40% della difesa. E secondo me questo è un must. Probabilmente questa è l'unica abilità, l'unica skill su cui io non ho dubbi da poter prendere, perché l'attacco base che ignora il 40% della difesa è tantissima roba. Quindi
Qui invece sono ottime tutte e due come skill, dove appunto abbiamo l'attacco base, che in questo caso è il Marking Bullet, dove il nostro attacco normale, quindi il nostro attacco fisico normale, effettua un po' di danno in meno, però riduce il movimento del nostro avversario e applica il debuff o comunque il marchio di Hanged Man. Quindi molto utile questa cosa, se volete giocare appunto la build critica con Hanged Man, eccetera, eccetera. Mentre invece l'altra abilità praticamente effettua 100% del danno fisico e incrementa il danno critico del 15%. Quindi se riusciamo a fare danno critico, praticamente abbiamo il 15% di danno in più. Qui la scuola di pensiero, ho letto che comunque molti sono divisi, perché c'è chi preferisce appunto applicare il marchio e poi shottare il nostro avversario in un colpo solo, o chi invece vuole fare danni costanti e non gli interessa applicare marchi, non gli interessa applicare niente. L'importante è che Nungal riesca a fare tanti danni, quindi qua dovete scegliere bene o male voi quello che volete fare. E poi invece al rank 11 abbiamo Quick Reload, dove appunto abbiamo la possibilità di recuperare 3 punti energia subito e ridurre i cooldown delle skill di un turno per 3 turni. Deadly Aim ovviamente non necessita la preparazione di un turno, quindi ci consente praticamente di utilizzare l'attacco, questo qui, Deadly Aim, praticamente subito. E quindi già capite quanto sia effettivamente rotta questa abilità. Però d'altro canto abbiamo anche Occhio di Falco, che praticamente ci consente di aumentare il range del nostro attacco base di un quadrato, di una casella, e incrementare il nostro attacco fisico del 10%. Inoltre, prima di attaccare, guadagniamo il vantaggio dell'altezza per 3 turni, a prescindere. Quindi noi praticamente, anche se siamo nella stessa distanza con il nostro avversario, cioè se siamo nella stessa altezza con il nostro avversario, guadagniamo il buff di altezza, nonostante tutto. Quindi capite come queste ultime due skill, queste ultime due passive fondamentalmente, che sono comunque delle abilità di supporto, sono eccezionali. La prima è per chi ovviamente la fa retra, il Quick Reload, è per chi vuole fare danni costanti e vuole essere veloce nel fare danni. L'altra invece è per chi vuole magari fare più danni in un colpo solo, però avere la possibilità di quasi one shottare fondamentalmente qualsiasi nemico. Io la gioco prevalentemente cecchina, come avete potuto notare anche dalle skill che ho abilitato, dalle skill che ho potenziato, perché mi piace comunque averla lei praticamente in cima, e in cima comunque alla montagna o comunque all'altezza riesce praticamente ad attaccare senza subire danni, perché poi nessuno riesce a colpirmela in base a dove la posiziono, quindi è molto comoda questa cosa. Però al tempo stesso, per chi vuole essere più veloce, per chi vuole essere magari più aggressivo, può sfruttare Nungal come una cecchina, diciamo, di movimento. E anche quella può essere una soluzione valida. Però queste ultime due skill al rank 11 sono estremamente rotte. Sono estremamente rotte, sono veramente, veramente forti. Quindi in base a quello che voi volete, sicuramente farete la vostra scelta migliore. Per quanto riguarda invece armi ed equipaggiamenti, c'è poco da dire. In base ovviamente a come la costruite, io purtroppo al momento non ho l'arco che vorrei su di lei, perché ho praticamente questa balestra che praticamente ignora il 15% della difesa del mio avversario e che tendenzialmente dovrebbe permettermi di utilizzare una build consistent e non una build critica come ce l'ho io. Quindi a me servirebbe appunto la balestra, che sicuramente vi metterò qui ad immagine, che mi permette appunto di aumentare il critico e di aumentare, diciamo, tutti i danni che posso fare tramite le mie abilità. Mentre invece per quanto riguarda ovviamente l'accessorio, non c'è dubbio, questo è l'accessorio che sicuramente per me è validissimo, ovvero incrementare l'attacco fisico dell'1% e quando attacchiamo ad altezza aumentiamo il critico, la crit chance del 12%. Quindi questo per me è un accessorio, un trinket imprescindibile, soprattutto per chi vuole utilizzare la build critica. E poi successivamente abbiamo il Verdict of Justice, dove incrementiamo il critico del 15%. Quindi abbiamo ulteriore critico, ulteriore chance critica in questo caso di poter
di poter fare danni, quindi per me è proprio la mia è buildata in critico, perché comunque la mia è buildata in critico, solo che l'arma purtroppo al momento non possiedo quella che secondo me è giusta come arma critica. Il mio setup, poi come potete vedere, è un setup un po' anticonvenzionale, perché ho praticamente tutte le abilità che solitamente sono un po' un misto, sono un po' un ibrido fondamentalmente tra la build critica e la build, cioè sia tra build critica che tra build anche consistent, semplicemente perché al momento non ho una possibilità di poterla sfruttare al 100%. Quindi ho sicuramente il deadly aim, che mi consente appunto di fare i danni quelli belli belli potenti. Poi ho però anche la shattering arrow, che praticamente ignora il 40% della difesa quando faccio gli attacchi normali, ma con gli attacchi normali al tempo stesso metto il Hunter's Mark. Poi abbiamo il Powerful Shot, che praticamente mi permette di fare più danni così, proprio fissi, come se non ci fossero domani, anche se questa in realtà la potrei cambiare. E poi il vantaggio dell'altezza, perché appunto io preferisco utilizzare Nungal in altezza, ma ci sono diverse skill che tecnicamente dovrei sbloccare proprio per utilizzarla al meglio con il setup critico, visto che io comunque voglio giocarla col setup critico, mi piace molto di più, però sono cose che ancora dovrò perfezionare. Detto ciò, non c'è altro che io debba dirvi sul personaggio di Nungal. Spero che il video possa esservi stato utile. Fatemi sapere se voi ce l'avete e soprattutto come la giocate. E noi, come sempre, ci becchiamo alla prossima. Ciao ciao!